Il primo novembre festeggiamo, no, tutti i santi, siamo in tema. Non voglio parlare naturalmente di questa festa, ma di un santo in particolare che ha dato il nome all'ospedale, no, di Merate, precisamente San Leopoldo Mandic. Tanto è vero che soprattutto in questi momenti si parla, no, molto di questo ospedale chiamato del Mandic, che poi nessuno magari sa, no, a che cosa si riferisce questo nome Mandic. È un santo, no? È un frate cappuccino. Ecco, allora mi è nata così spontanea, no, una riflessione. Un santo questo, qualcuno magari si chiederà come mai questo ospedale è stato, diciamo, intitolato a questo santo particolare, no? Un nome un po' sconosciuto. E difatti lui era di origini, no, i genitori erano di origine della Dalmazia. E era nato nel 1866. È morto nel 42, 1942 a Padova. Un famoso cappuccino perché un frate che era umile, eccetera, eccetera, no? Che si era molto impegnato nel confessare, nell'ascoltare, nell'accogliere, nel confortare i fedeli anche i non credenti. Capitato che nel 1900, scusate se leggo perché non posso tenere a mente tutto, no? Nel 1962 è capitato un fatto, no? Che un uomo di Pagnano, era ricoverato all'ospedale di Merate, stava male, aveva un tumore, mi pare, e poi ormai i medici erano, vabbè, hanno tentato di operarlo, ma tutto inutile. Hanno detto: beh, ormai è spacciato, no, per dire. La moglie era molto devota di questo santo, San Leopoldo Mandic, e l'ha pregato, l'ha supplicato. Insomma, sta di fatto che quest'uomo è guarito. È un miracolo che è stato riconosciuto dalla Chiesa, perché allora, non lo so oggi, no? Per canonizzare uno occorrevano tre miracoli, e questo qui è stato uno dei tre miracoli, no? Riconosciuto tale. Quindi, poi per riconoscere un miracolo ci vogliono, vabbè, una commissione di medici che indagano, eccetera, eccetera, no? Va bene. L'ex prevosto di Merate, Monsignor Felice Biasco, aveva fatto di tutto per così dedicare l'ospedale di Merate a questo santo, San Leopoldo Mantic, proprio perché aveva compiuto un miracolo nel Meratese. Anche perché questo santo è il patrono proprio di coloro che hanno il tumore. Ecco, vabbè. Qual è la mia riflessione? Io mi chiedo, in questo periodo in cui si discute tanto, si parla, ci si raduna, si raccogliono firme per salvare, no, questo ospedale che ormai è in crisi, i medici se ne vanno, lo stanno abbandonando e dicono che si è ridotto un po' male nell'assistenza, eccetera, eccetera, no? Ecco, e si fa di tutto per poterlo salvare. Allora mi è venuto spontaneo, no, una riflessione: ma non c'è magari qualche cristiano, qualche credente che invoca questo santo, no? E l'ospedale è dedicato a lui, no? Perché salvi l'ospedale, no? No, tutti i sindaci discutono, litigano, e se è giusto o non è giusto, io non dico il mio parere, eh? Perché, beh, una cosa la dico, quando una cosa, diciamo, siamo in tema, no? Anche medico, quando è una cosa incomoda, diciamo così, cioè ormai è ridotta male, inutile cercare di salvarla, o si chiude, e
E naturalmente non è che si chiude così e basta chiuso, no, ma magari per trasformarla in un'altra struttura, no, sempre di carattere medico. Vabbè, comunque la mia riflessione, inutile salvare una cosa che ormai è ridotta male. No, vabbè, sarà sempre in uno stato agonico e poi finirà per morire. Ma perché? Allora io non ho mai visto nessuno fare una novena a questo santo, no? Ma io dico, non è perché magari io credo nei miracoli, è un altro discorso, no? Però mi pongo una domanda semplice, no? Tutti dicono, tutti fanno, dimenticando che questo santo, che questo ospedale è dedicato a un santo, ma almeno invocatelo, no? Oppure potevate anche magari dedicare a un santo molto più potente, no? Il fatto dei miracoli, non so, Papa Giovanni, infatti c'è un ospedale, no, Bergamo, ecco, di Papa Giovanni, oppure magari San Francesco, dicono, oppure, no, vabbè, Padre Pio, un santo così potente, questo qui è sconosciuto, no? Potevate dedicarlo a quel santo lì, chissà, che magari oltre ai miracoli non compiuti per le persone, avrebbe compiuto anche il miracolo di salvare un ospedale. È una battuta, è una riflessione, così magari qualcuno dirà, e beh, insomma, vabbè, che sa di non ho, no, assolutamente, io dico non credo nei miracoli, nel senso che, vabbè, dai, lasciamo perdere, un altro discorso, ma però almeno dire, va. Tanti sono cristiani, l'avete dedicato a San Leopoldo, avete invocato, no? Chissà, fate delle novene, fate delle processioni. E mi metto a ridere perché va bene, no, vabbè. Non è che voglio prendere in giro nessun santo, non voglio dissacrare anche le cose più, non lo so, va bene, più importanti, no? Però tutti fanno, tutti disfano, poi vedono che le cose vanno male, almeno una preghiera. A meno una persona cattolica, no, credente, non può mettersi lì e dico San Leopoldo, salveci il nostro ospedale. A meno che sa, magari potrebbe compiere veramente un altro miracolo.